Antonio cresce forte, bambino di 30 anni con la sindrome di Asperger. Antonio cresce forte, ce lo ricorderemo solo dopo la sua morte. Afflitto da uno strano morbo molto antico, ma te sinceramente non ti frega niente, perché sei più intelligente. Sì, sì, quelli come noi non puoi dire se la nostra scelta è giusta o è sbagliata. Siamo geniali, sai, non siamo come voi, sopportiamo una dannata, non giudicarmi più, che più per me lo fa meno. Ma che ne sai tu? Hai preso un Nobel alle medie, troppi voti esagerati ed elementari. Ora cammini fra gli universitari, ma sveglia non si studia più sui sussidiari. Però quanto ti piace darti aree, per quei 30 e lode preso senza studiare. Sei un ribelle, ti svegli tardi e ti ascolti il reggae. Non parli mai di quell'esame così complicato. No, scusa, eri politicamente impegnato. E sì, e sì, a quelli come voi posso dire che la vostra crisi è ingiustificata. Schiavi delle scuse, purtroppo confuse, con una media impastata. Non giudicarmi più, che più per me non fa meno. E non lo sai solo tu. Antonio cresce strano, so che è malato, di certo non capirà il mio brano. Tu invece ti sei offeso, rispondi alla sola nomina di genio incompreso. E adesso che ti sei laureato, puoi finalmente essere disoccupato. Felicemente sei riconosciuto come intelligente. Non ammetti mai che è stato tutto tempo sprecato. No, scusa, eri socialmente preoccupato. Tu non sogni mai, non sogni mai.